Parlando proprio di cavalli, io tornerei dalla nostra Antonia Varini che si trova a Verona per la 124esima edizione di Fiera a Cavalli, la più importante tra l'altro del Salone Internazionale del Mondo Equestre. Antonia, con chi ti trovi? Speravo di trovarti a cavallo. Ciao. E invece li ammiriamo, Massimiliano, perché sono con un allevatore, sì, si chiama Pasquale Giampetruzzi, e noi siamo circondati da cavalli che stanno eseguendo delle figure. Allora, come sono questi animali? E iniziamo da una rappresentativa per ciascun territorio, nord, centro, sud. Iniziamo dai lipizzani. Certo, in questo momento stiamo guardando due splendidi soggetti lipizzani, cavalli molto eleganti, interessanti, bellissimi, dalle movenze straordinarie. Cavallo allevato sin dall'Ottocento per soddisfare la monarchia e i principi, perché per antonomasia è il cavallo carrozziere più bello, più interessante. Beh, lo vediamo molto armonico nelle sue movenze, sembra che segua perfettamente il cavaliere. In realtà non è così docile, è vero? No, ha un carattere importante, però è intelligentissimo, è un cavallo straordinario. È un po' nervino. È nevrile, sì, è tanto nevrile. È un cavallo che utilizzano molto sia i carabinieri che la polizia, è il cavallo di Stato, insomma. Dai. Ecco, e poi passiamo invece al suo territorio, poi andiamo al centro, la Murgia. Vediamo il Murgese. Allora, il Murgese è un cavallo molto frugale, interessante, bellissimo, da un mantello nero corvino, e c'è una percentuale del 5% che sono i cavalli roani Gavezza di Moro. Possiamo eccoli qua, due splendide. Due splendidi soggetti di cavallo murgese con una ragazzina e una signora a cavallo che fa dressage. Inoltre abbiamo La monta americana, vedo dei maremmani. No, la monta americana è con degli Aflinker che stanno facendo uno show, insomma. Poi abbiamo i butteri della Maremma, con il territorio della Maremma che va nel maremmano, è allevato soprattutto fra la Toscana e il Lazio. Abbiamo appena visto delle figure bellissime di questa razza, come si chiama? Sta passando la carrozza con dei cavalli murgesi, due grigi. Ecco, Antonia, tra l'altro, mentre stavi parlando, quelle figure li stavano facendo proprio dei cavalli che io amo tantissimo, che sono gli Aflinger, nonché poi sono, potremmo dire, anche un po' i cavalli della montagna, che vivono anche lì, che tra l'altro è una razza che possiamo dire che nasce anche forse in Alto Adige. Però, Antonio, ti voglio presentare anche al tuo ospite, a tutti voi a casa, un amico. Questo amico, pensate, che l'anno scorso arrivò a Fiera Cavalli ed è arrivato proprio con il suo cavallo in sella, lo possiamo proprio dire. Ma non solo, lui ha fatto un tragitto eroico, perché ha percorso tutta l'Italia in sella a Furia, una splendida maremmana di 17 anni. È proprio così, Cristian Moroni. Ciao, buongiorno. Grazie, buongiorno. Pensavo di avere qui anche Furia. Ci avevo pensato anch'io. Che rapporto hai con la tua cavalla? Un rapporto splendido, perché viviamo insieme da più di 10 anni. E poi questo ultimo viaggio ci ha legato ancora di più. Quindi è indescrivibile, è come una figlia per me. Ci racconti proprio questo viaggio che hai fatto, che percorso? Sì, allora, è un viaggio molto particolare. L'idea è nata 5 anni fa, più o meno. La voglia di scappare della quotidianità, delle solite cose, la voglia di viaggiare. Quindi la mia passione è quella di viaggiare a cavallo. E un bel giorno, durante un tramonto, insieme a Furia, abbiamo deciso di intraprendere questa lunga passeggiata, perché gli unici momenti che ci facevano stare bene erano appunto questi momenti, queste mezz'ore, orette in natura. Io ho voluto praticamente prolungarla all'infinito e abbiamo iniziato questo lungo viaggio di 15 mesi. 15 mesi, sei partito da dove? Da Roccasecca di Voci, che è un paesino in provincia di Latina, il 24 maggio del 2021. Abbiamo preso la costa e abbiamo circunnavigato l'Italia, effettuando l'intero perimetro, piano piano. Cioè, calma. Praticamente tu sei partito quindi da Latina. Roccasecca, questo paesino in provincia di Latina. Ecco, lo vediamo, guardate. Dopodiché hai guardato, hai ammirato il mare alla tua sinistra, sei arrivato fino a nord. 20 miglia, sì. Quindi hai percorso un po' tutte le Alpi, sei arrivato alle Dolomiti, poi vedete scende tutta quanta la dorsale e hai guardato questa volta però il mare sulla tua sinistra, l'Adriatico, scendendo. Scendendo, sì, perché c'è stato l'invito in fiera, quindi Alpi, non proprio le Alpi, ma le Prealpi.
e poi da Verona, dopo la fiera, un altro arco passando per la diga del Vajont, arrivando fino a Trieste, e a Trieste ho ripreso il mare fino a Fregene, ma ci sono voluti altri 8 mesi prima di arrivare a Fregene. Senti, poi un altro momento emozionante lo hai avuto quando hai fatto il primo bagno con Furia. Sì. Il primo bagno con Furia perché ormai era primavera, poi era arrivato anche il momento di lavarsi, perché in un viaggio del genere non hai tutte le comodità che puoi avere a casa. Quindi molto spirito d'adattamento. Ricordo quel giorno che faceva caldo, ho detto Furia, oggi facciamo il primo bagno. E mi sono buttato in mare con tutti i vestiti. Era Puglia, San Foca precisamente. San Foca, Puglia, una bellissima spiaggia. Ecco, vediamo che Furia ti viene con te, tu corri, ti insegue. Sì, 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 sì. È un po' come se fosse il nostro amico a quattro zampe, il cane. Sì, io sono il suo punto di riferimento. Se ci sono io, lei con me viene dappertutto. Addirittura a volte capitava di legarla a un cespuglio perché dovevo andare a fare la pipì, lei non mi vedeva più e andava in panico, e quindi è molto unita a me. Adesso, per esempio, sta pascolando con la sua amica Gilda, un'altra cavalla, e quando io vado nel campo, lei viene con me e lascia da parte il suo simile. Quando hai deciso di cambiare comunque vita, hai deciso di cambiare anche la velocità, quindi ti sei ripreso il tuo tempo, hai riscoperto proprio il vivere, perché io spesso dico oggi che noi sopravviviamo, non stiamo vivendo. È un viaggio che va fatto lento, non deve avere fretta, e in un viaggio del genere scopri tantissime cose. Ti godi metro per metro in mare, cosa che non potresti fare in macchina, per esempio. Scopri tantissime cose, il rapporto con la gente, l'amore della gente, la solidarietà. Io ho ricevuto abbracci sinceri, amicizie nuove, perché io poi col passato ho chiuso, quindi per me è tutta una cosa nuova, molta solidarietà, e ci sentiamo adesso, io e Furia abbiamo una missione, continueremo a viaggiare per aiutare gli altri, organizzando delle cene benefiche ogni 50 km, ogni 50 km, perché se le fai ogni 10 km poi i cavalieri della zona si accumulano, quindi ogni 50 km aiuteremo il prossimo raccogliendo questi fondi in queste cene con i cavalieri e donarli a chi ne ha bisogno, e saranno i sindaci dei comuni a indicarci la persona. Beh, allora questo appello lo lanciamo proprio, ne approfittiamo anche per salutare Antonio. Antonio, ritorno da te proprio perché quanti cavalieri ci sono in questo momento a Fiera Cavalli a Verona, quindi dovranno essere in tanti. Antonia. Sì, in tanti visitatori senz'altro, anche perché e tanti espositori e tanti visitatori, c'è già tantissimo passaggio, anche se noi siamo concentrati decisamente sui cavalli. Guardate il dressage, che bello stanno facendo adesso, sono due cavalli lipizzani che abbiamo detto sono particolarmente nervosi. No, sono nervosi, dicevi Pasquale. Importanti, no, sono importanti, da un carattere straordinario, intelligentissimo, ecco. Ma che comunque ha bisogno di una buona mano, altrimenti dai, sono nevrili. Ecco. Tra l'altro, Massimiliano, Antonia, c'è sì. Anche una amazzone che sta portando un cavallo agricolo, che la vediamo adesso, la vediamo, guarda, e ci ha raccontato quanto sia difficile montare a pelo. È un cavallo TPR, e quelli che la Letizia monta a pelo. E sì, siamo purtroppo, sì, da tiro pesante e rapido. Vai, sì, esatto, è un cavallo agricolo italiano, insomma. Ti devo salutare, grazie Antonia, ringrazio anche il tuo ospite e buon lavoro a tutta Fiera Cavalli. Tra l'altro dobbiamo ricordare che quei cavalli che ci ha appena mostrato Antonia venivano utilizzati, ma vengono ancora utilizzati spesso in montagna proprio per trainare il legname e sì, la legna. Sì. E, il prossimo obiettivo è quello quindi di poterci fare insieme con gli amici della RAI, con tutta la nostra redazione, proprio questo viaggio. Ci stai? Ci sto. Vai, grazie. Ringraziamo il nostro ospite, grazie Cristiano Moroni.